Bologna è subito pericoloso, c'è una bella manovra che porterà al tiro Marazzina, Rossi e poi la difesa, come vedremo, riescono a metterci una pecca. La Triestina a punizione di Allegretti e all'incrocio Antonioli c'è. Mezz'ora, incursione di Fava che salta Kiriadis, anche Mezzano, questo è la terra per Brighi e rigore. Rivediamo nelle immagini rallentate l'intervento del difensore Alabbadato su Fava. Ada Hilton si porta sul dischetto e trasforma per l'1-0 il Bologna in vantaggio alla mezz'ora. Dunque proteste, l'arbitro espelle il secondo portiere della Triestina dalla panchina agli spogliatoi, il portiere Dei, poi lascerà negli spogliatoi anche l'allenatore Maran che abbiamo intravisto. Primo minuto della ripresa, c'è questo tentativo di arresto in area goffo di Kiriadis, commette fallo di mano secondo l'arbitro Brighi, rivediamo, il difensore dice che le mani erano sul corpo, Ada Hilton comunque dal dischetto concede il bis. Quarto minuto, la Triestina riapre la partita, c'è un calcio d'angolo di Sedivez, più alto di tutti salta Granocce che accorcia le distanze, dunque siamo sul 2-1. Ancora la Triestina, un tentativo di sgrigna, ma si ferma qua la rincorsa alla bardata, perché al 13° minuto ancora il Bologna con Marazzina si porta sul 3-1, l'attaccante festeggia e poi occasioni. Mingazzini sbaglia così da solo davanti alla porta. Poi c'è un tentativo della Triestina, Granocce che serve l'assist ad Antonelli, però il tiro sarà senza esito e poi ancora nel finale, così, il tentativo di Daniele Vicius, anche per lui un'occasione che davvero era ghiottissima. Niente da dire sul risultato, forse qualcosa potrete aggiungere voi sui calci di rigore, da Trieste è tutto. Che da 6 aprile...